E adesso andiamo all'emergenza sanitaria. Altri due medici oggi sono morti per l'epidemia. Il totale dei decessi sale così a 107 secondo l'aggiornamento, il doloroso aggiornamento della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, che include anche i medici pensionati che sono stati richiamati in servizio o comunque attivi per l'emergenza. Parlavamo della fase 2, niente si può aprire senza il via libera del comitato scientifico. Oggi conferenza stampa dell'Istituto Superiore di Sanità. C'era per noi Simone Costa. Te Simone. Sì, buon pomeriggio Caterina. Qui all'Istituto Superiore di Sanità hanno parlato Silvio Brusaferro e Franco Locatelli, che sono presidenti rispettivamente dell'Istituto Superiore di Sanità e del Consiglio Superiore di Sanità, ma insieme a loro c'era anche Sergio Iavicoli, un direttore del Dipartimento Malattie dell'INAIL, e ha affrontato il tema di cui parlavi poco fa, un dramma nel dramma, quello dei medici, che sono la categoria dei medici, degli infermieri, insomma degli operatori sanitari, che sono una delle categorie più esposte, anche una delle categorie più colpite in questa pandemia. Quello che ha detto Brusaferro, che di fatto analizza i numeri più nel lungo periodo, i numeri offerti giornalmente dalla protezione civile, c'è chiaramente un decremento, una decrescita nella curva dei numeri dei contagi in Italia, ha detto Brusaferro. L'importante è mantenere queste misure fino a che la pandemia non sarà terminata, o almeno fino a che non sarà messa in sicurezza. A chi gli chiedeva perché di fatto i positivi ieri siano stati oltre 4.000, questo si spiega sia con la distanza che c'è tra il giorno del contagio e quello in cui viene effettivamente verificata la positività, sia con l'aumentato numero dei tamponi, che è un tema che è stato affrontato qui in conferenza stampa. Ieri sono stati quasi 50.000, segno che sono aumentati i laboratori accreditati dalle regioni per fare i test di positività, sono arrivati a 126 laboratori, che poi ovviamente devono essere validati dall'Istituto Superiore di Sanità. È importante, ha detto Brusaferro, che si facciano il numero più alto possibile di tamponi, anche per verificare quei positivi asintomatici che sappiamo sono uno dei problemi di questa pandemia. Sono stati affrontati altri due argomenti, che uno è quello sicuramente sui test sierologici, che serviranno soprattutto in questa cosiddetta fase 2, che per il momento non dovrebbe arrivare prima del 3 maggio, ma siamo ovviamente in attesa di comunicazioni ufficiali. Al momento un test sierologico ufficiale non c'è, l'obiettivo è che arrivi entro le prossime settimane. L'obiettivo ovviamente è coniugare celerità e bontà delle ricerche e dei test effettuati, e questo è un tema molto importante anche dal punto di vista delle cure. È importante anche la comunicazione, questo ci ha spiegato Locatelli, che adesso sentiamo insieme a Brusaferro, che ha parlato proprio della curva dei contagi in Italia. Il fatto che siano segnali diciamo positivi però non deve illuderci che la situazione si risolva. Dobbiamo essere consapevoli che queste misure di distanziamento, queste misure di igiene personale sono misure assolutamente essenziali se vogliamo fare in modo che una volta discesa la curva questa possa continuare a mantenersi sotto la famosa soglia di R0 uguale a 1. Questo è il tempo della sobrietà comunicativa, anche e soprattutto in ambito medico, della responsabilità nel diffondere i messaggi e della responsabilità nella conduzione di studi clinici solidi.